Hey, ciao a tutti amici di Due Pazzi per il Lego con la puntata numero 12 del Minifigure Diary. Ma prima di tutto, come al solito, vi ricordo che c'è il 15% di sconto sul negozio che vedete, Big Man, un negozio di Torino, ma anche online, Lego, Funko Pop, Bandai e anche qualcosa che sembra la maschera dei Bassotti, visto da qui. Comunque, 15% di sconto se cliccate nel link che vedete nella descrizione di video. E vi ricordo anche che ovviamente questo è valido solo per tutti i nostri iscritti, quindi vi dovete iscrivere se volete il bonus, ma tanto vi dovete iscrivere perché è tutto bellissimo, fantastico, stupendo, no, e veramente ci fate un grande piacere. Di cosa parliamo oggi, signore e signori? O signore e signore? Di queste quattro minifigure che vedete, il Cavaliere Blu, il Manta Warrior, l'Uomo Castoro e l'Uomo Aquila. E partiamo come al solito con le minifigure roteanti. La prima minifigure che vi mostro oggi è il Cavaliere Blu. Questo cavaliere, come vedete, ha un torso in realtà molto classico che viene da Dragon Knights, scusate. E invece i pezzi blu, soprattutto l'elmo, vengono da Nexo Knights. Infatti il Nexo Knights fece questi elmi tutti coloratissimi, ho deciso di tenerne un po' di quelli blu, di questi e di altri che vedrete poi dopo. La spada blu invece trasparente viene dal Cavaliere Fantasma della serie 19. Quindi un putpurrì di pezzi che però per me fa questo Cavaliere Blu, tra l'altro blu è il mio colore preferito, quindi sono stato molto contento di fare un Cavaliere Blu, anzi in realtà ne ho fatti anche diversi. Quindi prima minifigure. Del Minifigure Diary Deluxe numero 12, puntata di oggi, è questo Cavaliere Blu. La seconda minifigure che vedete oggi è il Manta Warrior. Questo Manta Warrior deriva dalla serie Atlantis, dove era sostanzialmente il Footman. Ovvero, per intendere il Footman, cioè proprio l'unità più scarsa, più bassa di tutte. Infatti, questo Manta Warrior poteva essere trovato benissimo in un set che all'epoca costava 5 euro. Sì, all'epoca facevano ancora queste scatoline, quelle piccole piccole, dove c'era solamente praticamente un omino e 3-4 pezzi, come le polybag di oggi. Oggi queste scatoline non le fanno più, le hanno fatte per stanze, ma in generale non le fanno più. E dentro questa scatolina si poteva trovare questa bellissima minifigure. Onestamente, a me piacciono tantissimo le minifigure di Atlantis, ma non sono piaciute così tanto. Infatti, normalmente questi si trovano anche a dei prezzi abbastanza bassi. Il tridente che gli ho messo è proprio originale della serie Atlantis, hanno inventato con questa serie qui. La terza minifigure che vedete oggi è l'Uomo Aquila. Deriva ovviamente, come avete immaginato, da Legends of Cima, questa serie che ci ha dato praticamente tutti questi mezzi uomini e mezzi animali. E sinceramente, l'uomo aquila non mi dispiace veramente per niente. Non ne ho presi tantissimi, vi devo dire la verità. Perché quando è uscito Legends of Cima, onestamente, non sono riuscito a proprio fare il pieno di minifigure, di pezzi. Qualcosa ho trovato, qualcosa compravo quando trovavo, ma onestamente, soprattutto. Quelle che non gli ho dato un grande peso, un grande valore, come per esempio purtroppo questo bellissimo uomo aquila o donna aquila, quelle che non gli ho dato un grosso valore alla fine non sono riuscito a accaparrarne proprio il numero fantasmagorico. Però comunque sì, insomma, ho sempre cercato di tenerne qualcuna perché non si sa mai, insomma, sono fighe, possono essere utilizzate per diversi scopi. Quindi minifigure numero 3 della puntata numero 12, l'uomo aquila. La quarta minifigure che vedrete roteare oggi è questo uomo castoro. Allora, questo uomo castoro ha dei pezzi veramente super super misti. Perché? Perché la testa, che è nata originariamente con il Bigfoot della serie 14, poi dopo è stato utilizzato. Scusate, lo Yeti della serie 11 è stato utilizzato per il Bigfoot della serie 14, volevo dire, e poi successivamente anche per questa minifigure. Questa in realtà deriva da sempre Legends of Cima. Invece, però, quella è solo la testa, il torso e i pantaloni sono degli indigeni di Pirates of the Caribbean. Questi torsi e questi pantaloni sono girati a dei prezzi veramente ridicoli, per cui ne comprai veramente tanti e appunto ne ho avuti così tanti che mi sono potuto permettere di fare questi bellissimi uomini castoro. Quindi, la quarta ed ultima minifigure della puntata di oggi che faccio roteare prima di farvele vedere proprio in combattimento è questo, secondo me, molto originale uomo castoro. E dopo aver fatto roteare le minifigure le vediamo in battaglia. Questa è la battaglia, per esempio, che coinvolge
gli uomini castoro che abbiamo appena visto con i cavalieri blu. Quindi vedete, sono schierati gli uomini castoro e vogliono utilizzare le loro lance marroni per sconfiggere i cavalieri blu. Vedete che ci sono anche altri tipi di cavalieri blu, come vi avevo detto quando li ho fatti roteare, cioè questo qui con la celata, questo quello il motondo, sono tre tipologie alla fine. Però insomma sono un numero decente, secondo me mi ha fatto piacere utilizzarli. Questa è la galleria fotografica dello scontro fra i cavalieri blu e gli uomini castoro, e la vediamo insieme. Eccoli gli uomini castoro nella loro bellezza castorezza, e questi invece sono quei cavalieri blu che vi dicevo, addirittura uno c'ha una lancia blu, sono quelli con l'armatura e l'elmo con la celata. Ecco, c'è lo scontro fra i due, e questa è la panoramica dall'alto. Il secondo grande scontro che vediamo è questo con gli uomini d'aquila, che ho deciso quindi di far volare, vedete, volano, svolazzano gli uomini d'aquila, e i Manta Warrior. Questi Manta Warrior che sono quelli di Atlantis che vi ho detto, e sono un numero considerevole alla fine, perché comunque, come vi ho detto, non costavano granché, non costavano veramente granché. E se andiamo a vedere quanto questi svolazzanti esseri alati dei Cina. Ho anche la galleria fotografica, non vi preoccupate, ed eccola qui, fra gli uomini d'aquila, vedete, e i Manta Warrior. Eccoli qua che caricano. Eccoli. Ebbene, direi che quindi anche questa puntata è giunta al termine. Vediamo che abbiamo 29 Cavalieri Blu, 31 Manta Warrior, 15 Uomini Castoro e 10 Uomini Aquila. Per cui il totale delle minifigure che avete visto finora sono 1420. Vogliamo vederne altre? E allora aspettiamo la prossima puntata. Ci vediamo, iscrivetevi al canale. Ciao!